Un saluto a tutti gli amici di Android Geek, eccoci qui dopo circa 10 giorni di utilizzo intenso a proporvi la video recensione del Huawei Ascend P6, smartphone che potete acquistare a un prezzo ufficiale di 399 euro da qualche settimana a questa parte. Si tratta di un prodotto intrigante che punta tantissimo su estetica, design e costruzione, tant'è che è realizzato completamente in alluminio. Offre un profilo elegante e raffinato come pochi altri smartphone al mondo, praticamente è una cura a dir poco millimetrica. Oltre a questo si contraddistingue anche per essere lo smartphone più sottile al mondo, tant'è che è spesso soltanto 6,18 mm. Le misure complete sono di 132x65,5 per appunto 6,18 mm, mentre il peso è di soli 120 grammi, quindi è leggerissimo e molto maneggevole da utilizzare. Poi guardiamolo un pochino meglio dal punto di vista estetico. Sul lato destro vediamo come ha un pulsante power, un bilanciamento di volume e due carrellini, uno per la micro SD e l'altro per la micro SIM. Questi carrellini possono essere estratti grazie a un aghetto, praticamente questo, vediamo se ce la faccio a estrarlo. Praticamente questo, che tra l'altro vedete nasconde anche un jack da 3,5, quindi una piccola chicca estetica. Sulla parte inferiore abbiamo un microfono, sulla parte superiore abbiamo una porta micro USB, un secondo microfono utile per ridurre i rumori esterni. Sul retro abbiamo una fotocamera da 8 megapixel con flash LED autofocus, un altoparlante posteriore e poi una superficie molto bella da vedere, bianca, praticamente opaca, quindi non c'è rischio di, diciamo, ditate, e soprattutto molto piacevole a livello tattile perché sembra quasi toccare un foglio di carta leggermente ruvido. Poi davanti abbiamo un sensore di prossimità, di luminosità, un LED di strato che non si vede ma c'è. Abbiamo un altoparlante anteriore, una camera addirittura da 5 megapixel, quindi una sorta di record per quanto riguarda le camere anteriore. Poi abbiamo un display molto bello, 4,7 pollici con risoluzione 1080 per 720 pixel, con tecnologia IPS Plus, quindi di fatto assomiglia molto al display che troviamo sempre sul Nexus 4, però l'IPS Plus del P6 a mio avviso è molto più bello perché comunque offre dei colori più vivaci e al tempo stesso più realistici. Vi faccio anche vedere magari qualche immagine che Huawei, ovvero Huawei si precarica per enfatizzare appunto la resa del display. Vedete come i colori sono molto ma molto belli e soprattutto naturali, vedete? Oltre a questi vi faccio anche vedere sempre un filmato che Huawei inserisce per enfatizzare la resa del display. Sì. Quindi, come vedete, la tonalità dei colori è estremamente naturale. In ultimo, sempre prendendo come riferimento il Nexus 4, vi posso anche dire che la luminosità è maggiore su questo P6 e di conseguenza anche la leggibilità alla luce del sole è migliore su questo Ascend P6. Dal punto di vista hardware troviamo un chipset proprietario di Huawei chiamato HiSilicon K3V2 che integra un processore Cortex A9 quad core da 1,5 GHz, che rende l'interfaccia Android sempre molto fluida. In generale anche l'esperienza utente quotidiana è molto molto buona perché comunque abbiamo anche 2 GB di RAM e questo significa avere qualcosa come 1,2-1,3 GB di RAM libera sempre in ogni momento e quindi fa veramente tanto. Al tempo stesso abbiamo una GPU Immersion 6 che si comporta in maniera più che egregia con i giochi 3D. Non aspettatevi comunque prestazioni comparabili a uno Snapdragon S4 Pro oppure uno Snapdragon 600 perché questo K3V2 è una piattaforma che ha una potenza in linea alla Exynos 6412, ovvero quello del Galaxy S3 per intenderci. Quindi, però qui ad esempio rispetto al Galaxy S3 abbiamo 2 GB di RAM che non sono, cioè, un vantaggio di poco conto. Detto questo, vi volevo far vedere un po' la memoria interna che è da 8 GB.
con possibilità di installare l'applicazione su una partizione da 4,82 GB, il tutto espandibile tramite microSD e c'è anche il supporto all'USB host, quindi potrete collegare anche delle chiavette USB. Sempre riguardo la memoria interna, vi faccio notare come ci viene data anche la possibilità di spostare le applicazioni, ovvero ci saranno delle applicazioni che se troveranno la micro SD installeranno direttamente, diciamo, l'applicazione sulla micro SD, ad esempio è il caso del gioco Race Illegal, oppure ci saranno alcuni altri giochi un pochino più pesanti come Semi Wild Blood che sarà possibile proprio spostare sulla micro SD. Poi volevo darvi alcune informazioni sulla autonomia e al tempo stesso sempre sulle prestazioni, ovvero andiamo sulla gestione dell'alimentazione per dirvi che le prestazioni dipendono moltissimo proprio dal profilo energetico che noi settiamo. Di base abbiamo tre profili: normale, intelligente e durata. Durata praticamente andrà a ridurre drasticamente il clock del processore e al tempo stesso a ridurre moltissimo l'accesso delle applicazioni alla rete. La modalità intelligente, che poi è quella che Huawei consiglia per l'uso quotidiano, invece agisce in modo dinamico, quindi praticamente in base alla situazione deciderà se ad esempio limitare o meno l'accesso alla rete ad alcune applicazioni e decrementare, diciamo, la frequenza del processore e della GPU. Per quanto riguarda invece il profilo normale, il classico settaggio in cui, diciamo, non abbiamo compromessi perché il clock del processore praticamente è sempre quasi sparato al massimo, quindi abbiamo quella della GPU e anche le applicazioni hanno sempre accesso alla rete dati. Per quanto riguarda però le prestazioni, vi dico anche che c'è una bella differenza tra normale e intelligente. Per farvi un esempio, con intelligente, col benchmark AnTuTu fate circa 8000, con normale circa 13.300 punti, quindi comunque diciamo più di un terzo. Al tempo stesso devo dire anche che la batteria, l'autonomia da batteria 2000 mAh, l'autonomia praticamente con un uso intelligente, quindi profilo intelligente, riuscirete tranquillamente ad arrivare a sera anche con un uso molto intenso, io non ho avuto particolari problemi, mentre per quanto riguarda il profilo normale, diciamo che un pochino si fatica, nel senso ci potete arrivare come non ci potete arrivare. Io alcuni giorni sono riuscito comunque ad arrivare con un uso intenso alle 8 di sera, altre volte alle 6 di sera già mi aveva praticamente lasciato. Comunque, diciamo, poi moderando un pochino l'uso potreste insomma avere un'autonomia superiore. Vi faccio vedere anche una cosa molto interessante, alcune cose implementate da Huawei, ovvero un'utile schermata che ci dà una panoramica su quello che noi possiamo fare con la batteria all'attuale stato appunto percentuale. Ad esempio, attualmente abbiamo il 90% della batteria, ci dice che possiamo fare 10 ore e 23 minuti di chiamate, 6 ore e 25 minuti di navigazione internet, 4 ore e 59 di riproduzione video, ovviamente questo con il profilo normale. Quindi è veramente molto utile. A parte questo, vi faccio vedere anche una cosa molto interessante implementata da voi, ovvero la possibilità di decidere quali applicazioni devono attivarsi all'avvio del sistema operativo. In questo caso, ad esempio, Wild Blood è selezionato su On perché praticamente Gameloft tende, anche se non state giocando, ogni tanto a mandarvi le notifiche, quindi diciamo sta prendendo su on, però possiamo anche switchare su off e praticamente non ci romperà, diciamo, le scatole. Al tempo stesso abbiamo anche il risparmio energetico, ovvero possiamo decidere quali applicazioni possono stare attive durante la modalità di standby o comunque col blocco a schermo inserito. Quindi se voi volete potete disattivare ad esempio alcune voci, ad esempio calcolatrice, registratore, film studio, insomma, e tanti altri, in modo tale appunto da allungare ulteriormente l'autonomia del vostro smartphone P6. Adesso passiamo a parlare di software, ricordando che a bordo troviamo il sistema operativo Android 4.2.2 Jelly Bean, abbinato all'interfaccia proprietaria di Huawei chiamata Emotion UI 1.6. Si tratta di un'interfaccia molto particolare che si fa apprezzare sin dal menu delle opzioni. Infatti, vedete come va a suddividere in due categorie, generali e tutte,
proprio le varie voci delle opzioni. Quindi in generale troviamo quelle voci che secondo Huawei l'utente tende maggiormente ad attivare e disattivare, mentre in tutte troviamo proprio tutte le opzioni tipiche di uno smartphone Android, anche quelle più avanzate. Faccio notare come è presente una modalità guanti perché lo schermo supporta tecnologia Magic Touch, quindi potrete anche utilizzare dei guanti normalissimi, diciamo, lo schermo riuscirà tranquillamente a captare il tutto. Ad ogni modo, la parola d'ordine delle Motion UI è presentazione, ci consente innanzitutto di aumentare il numero delle schermate della home fino a un massimo di 9. Ci dà la possibilità di applicare sfondi sia alla home sia al blocco a schermo. Possiamo anche scegliere alcuni effetti di transizione, ve ne faccio vedere alcuni molto carini. Ad esempio, questo è l'effetto pagina, vedete? Molto simpatico. Troviamo anche l'effetto cilindro che è piuttosto scenico, vediamo un po'. Ecco qui, vedete? Molto molto carino anche lui. Ovviamente abbiamo anche la possibilità di applicare dei widget in questa maniera. Praticamente qui sopra abbiamo tutte le schermate della nostra home, qui abbiamo invece centralmente o comunque nella parte bassa tutti i widget tipici di Android, quindi che possiamo trascinare nella schermata che preferiamo. Per quanto riguarda i widget, in realtà non ce ne sono tantissimi qua di Huawei, però c'è il Mi Widget, che praticamente è questo widget qui, che è piuttosto particolare. Infatti è una sorta di muro in cui noi possiamo integrare più tipologie di widget. Ad esempio qui abbiamo il meteo, però possiamo anche inserire due widget meteo. Qui abbiamo la galleria, possiamo inserire ad esempio un lettore player, ovviamente i contatti che più velocemente vogliamo richiamare. E quindi possiamo appunto inserire tutti i widget che vogliamo in questa sorta di muro molto simpatico. Poi un'altra particolarità delle Motion UI è che non presenta un menu di drawer, ovvero un menu delle applicazioni, perché infatti tutte le applicazioni sono mischiate proprio con i widget stessi. Quindi ogni volta che voi installate un'applicazione verrà creato un collegamento direttamente sulla home. Se non vi piace, potete chiaramente installare un launcher alternativo oppure molto semplicemente create 4-5 cartelle e buttate tutte le icone, diciamo, dentro, così da ridurre numericamente le icone presenti a schermo. Comunque, a me personalmente non dispiace, anche perché è molto carina come interfaccia. Ha una chicca molto che piacerà molto, ovvero la possibilità di applicare dei temi. Di base abbiamo 5 temi, però Huawei ne mette a disposizione già ben 1000. Purtroppo, sulla versione europea dello smartphone ancora non abbiamo la possibilità di installare questi temi manualmente, ovvero direttamente dallo smartphone, ma dovremmo procedere in modo manuale, scaricando i temi dal sito cinese proprio di Huawei e quindi installarli manualmente. In seguito vi farò avere, diciamo, un link, prendendo un articolo sul sito in cui spiegherò come applicare, insomma, questi temi in modo manuale. Vi faccio appunto vedere quindi alcuni di questi temi. Ad esempio qui possiamo anche avere una panoramica, un po' un'anteprima di quello che è il tema, e ovviamente possiamo applicarlo. E vedete come lo stile. Ops, mi sa che non l'ho applicato. E vedete come lo stile delle icone cambia, così come può cambiare anche lo stile del carattere. Vedete? Un attimino che deve chiaramente caricare. Questi temi sono un pochino pesanti, alcuni sono 2 mega, altri anche 10 mega, quindi magari qualche volta tende un pochino a avere qualche incertezza in fase di applicazione, però poi risulta essere molto veloce. Dicevo, quindi vedete come cambia lo stile. Vi faccio vedere anche un lock screen che è differente, molto più carino, con più voci possibili da attivare, quindi più scorciatoie. Abbiamo anche, diciamo, dei temi molto molto differenti. Ad esempio, vediamo un po', sempre questo che è un pochino infantile, perché però è un po' per darvi l'idea di come cambia proprio lo stile. Un tema molto, diciamo così, diciamo biscottoso che piacerà, diciamo, agli appassionati di orsacchiotti, diciamo così. Anche qui abbiamo un lock screen differente, vedete come noi possiamo trascinare l'orsacchiotto e fargli mangiare il biscotto, dopodiché lo schermo si sbloccherà. Altri temi molto simpatici da me scaricati, ad esempio c'è questo qui, molto bello, devo dire.
addirittura da ben 10 MB di pesantezza, però vedete come poi lo smartphone riesce tranquillamente a gestire il tutto, ma ci mancherebbe, abbiamo un quad core. E questo ad esempio è il lock screen con tanto di rifletto, Lance Flare è un bellissimo orologio. Oltre a questo, in realtà c'è anche la possibilità di applicare, ovvero di personalizzare ulteriormente questi temi. Infatti, possiamo proprio creare un mix di temi. Ad esempio, prendiamo questo tema qui, possiamo applicare un blocca schermo piuttosto che un altro e mixarlo magari con uno stile di icone. Ulteriormente c'è un differente appartenente ad un altro tema, quindi comunque c'è, ecco, se amate, diciamo, personalizzare, cambiare aspetto sempre al vostro smartphone, diciamo che questa Emotion UI vi permette proprio di sbizzarrirvi. Adesso passiamo proprio a vedere un po' quelle che sono le applicazioni preinstallate da Huawei. Faccio vedere che abbiamo la possibilità di gestire dei backup. Bitcasa, in pratica, è un'applicazione che ci permette, ovvero è un servizio che ci offre 20 GB di spazio cloud. Quindi, con questa applicazione che possiamo gestire questo spazio cloud. Abbiamo anche la torcia, la radio FM, DLNA, ovvero quindi la possibilità di sharare contenuti multimediali con TV abilitate. Film Studio in pratica è un programma di video editing. Polaris Office, chiaramente il classico suite Office, che ci permette di aprire Word, Excel e via dicendo. Abbiamo anche la gestione dei file, quindi praticamente è praticamente, vabbè, un file manager. E abbiamo l'applicazione musica, molto simpatica perché comunque è molto curata dal punto di vista dell'aspetto grafico. Già che ci siamo, facciamo proprio una prova nell'ascoltare una canzone. Allora, a livello di qualità audio vi dico subito che è molto molto buono, anche il volume è abbastanza alto. Forse l'unica pecca, in tal senso, è che ho notato che Huawei tende ad attivare il Dolby Surround su tutte le applicazioni, quindi ci sono alcune applicazioni in cui a mio avviso non è che rende moltissimo. Ad esempio, se ascoltate la musica senza le cuffie, ha poco senso perché si sente in maniera un pochino cupa, quindi sarà il caso di disattivarlo. In caso invece voi ascoltate musica con quelle cuffie, invece dovete proprio attivare il Dolby Surround per forza, perché sennò il volume senza è molto basso. Comunque, diciamo, la qualità è piuttosto buona, quindi comunque non dovreste avere particolari problemi. Già che ci siamo, facciamo anche la chiamata a 4030. Attiviamo il viva voce. Allora, per quanto riguarda le chiamate, dico allora che in viva voce la qualità è molto buona, pulita, non ci sono, diciamo, assolutamente, diciamo, disturbi acustici, però devo ammettere che è un pochino basso come volume. Invece, per quanto riguarda le chiamate normali, lì non abbiamo nessun problema perché si sente del tutto molto forte e tra l'altro la qualità è veramente tra le migliori che abbia mai, diciamo, sentito, quindi si comporta veramente molto bene. Passiamo adesso alla fotocamera, che ricordo essere da 8 megapixel. In realtà gli 8 megapixel sono da intendere nel caso voi vogliate scattare foto in formato 4 terzi, altrimenti in formato 16 noni, risoluzione massima è da 6 megapixel. Allora, sullo scatto vi dico che innanzitutto è molto veloce, così come la messa a fuoco. Potete scattare sia con il tasto virtuale ma anche col bilanciere del volume. Le modalità di scatto sono molteplici, ad esempio abbiamo quella singola, che in pratica è la modalità manuale, ovvero quella che ci permette di settare tante cose. La modalità intelligente invece è quella tipica automatica, che selezionerà la scena e quindi setterà anche i livelli di ISO, contrasto e colore. Devo dire che funziona veramente molto bene, perché le foto le fa veramente molto belle. Di fatto le azzecca sempre la situazione.
Poi per quanto riguarda la modalità bellezza, è una funzione particolare che Huawei sta pubblicizzando da un poco di questi tempi in abbinamento con la camera anteriore da 5 megapixel. Praticamente è uno scatto particolare che va ad applicare un filtro bellezza, ovvero un filtro capace di ringiovanire il viso delle persone, quindi è abbastanza simpatico. Poi ovviamente abbiamo la possibilità di scattare foto con effetto HDR, fare le panoramiche a 180 gradi e ovviamente scattare anche foto presettando un filtro, quindi in fase di prescatto. Poi se passiamo invece in modalità video, vediamo come possiamo filmare alla risoluzione massima di Full HD. Se però in realtà noi settiamo a 720p, ci accorgiamo di poter fare anche video in formato HDR, ovvero con effetto HDR. Adesso passiamo alla galleria, vediamo alcune foto che poi sono le stesse pubblicate nel focus di qualche giorno fa sul sito. Le foto a mio avviso sono veramente molto belle. I colori sono molto vivaci, anche la quantità di dettaglio catturato è di buonissimo livello. Vi faccio vedere magari qualche foto un pochino più colorata, vediamo un po', ad esempio questa. Vedete, quindi colori molto belli, ovviamente da rivedere sia sul display ma anche, vi assicuro, sul computer i colori rendono molto. Questa è una macro molto bella, le macro sono di fatto un punto di forza di questa fotocamera perché riesce a mettere a fuoco il soggetto fino a un massimo di 4 cm di distanza, quindi molto ravvicinato. Quindi in generale una fotocamera che fa veramente delle belle foto. Vi faccio vedere anche un video in Full HD. Anche qui la qualità è molto buona, così come anche quella dell'audio e la fluidità c'è. Passiamo adesso a vedere come si comporta questo Bisei in ambito navigazione web. Due browser preinstallati di serie, il cosiddetto di stock e Chrome. Andiamo sul nostro sito, vediamo un po'. Faccio notare come sto utilizzando la tastiera Touch di Google, quindi quella tipica di Android, perché onestamente mi sono trovato molto male con quella di Huawei. L'ho trovata abbastanza laggosa e poi in generale non ho molto ben capito come funziona perché ho notato che tendeva a mettere un punto ad ogni spazio, quindi mi sono trovato abbastanza male. Comunque vedete come appena aperto il sito il tutto è molto veloce, vedete lo scrolling è buono, pinch to zoom anche, vedete, rotazione abbastanza veloce, doppio tap anche. Magari apriamo anche un altro sito web, il Corriere dello Sport. Anzi, Corriere della Sera, che è un pochino più pesante. Vediamo di forzare in modalità PC. Un attimino di pazienza perché ho notato che oggi il Corriere della Sera ha qualche problemino. Facciamolo caricare, ovviamente ricordo come è possibile switchare velocemente da un tab all'altro. Se volete chiudere un tab basterà fare uno swipe laterale oppure verso l'altro in caso state in modalità landscape. In ogni caso vedete come anche il Corriere della Sera è abbastanza fluido, comunque molto buono. Ups, adesso è un po' impuntato. Ecco, vabbè, adesso sta aprendo Google Now, sto facendo un casino io, scusate. Comunque vedete come la navigazione web è abbastanza buona. Qualche volta abbiamo qualche piccolo impuntamento, però generalmente è di buon livello. Chrome a mio avviso funziona molto meglio. Ad esempio, apriamolo. Andiamo magari sul sito, adesso Forza Pescara, apriamo anche il centro. E devo dire che anche qui la navigazione è abbastanza fluida, anzi è comunque molto fluida, più fluida del browser di stock. La qualità del rendering è molto buona, quindi comunque non dovrete nemmeno zoomare più di tanto perché comunque la leggibilità è già ottimale. Vedete anche qui, pinch to zoom molto rapido.
il passaggio anche da un'altra scheda all'altra è ovviamente istantaneo. Ed anche qui il sito del centro è molto fluido. Insomma, a livello di navigazione web devo dire che questo device si comporta molto bene, anche perché comunque abbiamo un processore quad core, quindi l'esperienza web è buonissima. Adesso passiamo a vedere come si comporta in ambito ludico, magari con il gioco Wild Blood, che è un gioco abbastanza pesante in quanto sfrutta il motore grafico Unreal Engine 3. Per quanto riguarda la GPU, ricordo di essere una Immersion 16, un pochino sconosciuta, però devo dire che si comporta in maniera egregia con un po' tutti i giochi 3D di ultima generazione. Un attimino di pazienza. Forse sarebbe stato meglio vedere un altro gioco, perché Wild Blood da caricamento è abbastanza lungo, però in un certo senso va bene così, così vediamo anche quando ci mette a caricare un gioco pesante. Vediamo un po'. Ricordavo di aver salvato la partita, invece sta prendendo e ricominciando da zero, però vabbè, l'importante è vedere un po' come funziona la fluidità del gioco e la qualità grafica. Ah no, ecco sì, infatti mi ricordavo correttamente. Vabbè, usciamo, comunque vedete quindi come anche un gioco pesante come Wild Blood gira perfettamente. Gli unici due che in cui ho arrivato a problemi sono Real Racing 3 e Need for Speed Most Wanted. Purtroppo quei due giochi, da come ho letto anche un po' in giro, hanno qualche problema proprio nel captare, nel rilevare correttamente la GPU, quindi di fatto non viene utilizzata correttamente la GPU, o forse non viene per niente utilizzata. Tutti gli altri giochi funzionano veramente molto bene, incluso Riptide GP2 che è di qualche giorno fa. Però vi dico anche una cosa, vi voglio dare una dritta proprio in ambito ludico, dicendovi innanzitutto che il device tende a scaldare non poco, anzi è una bella stufetta. Quando diciamo scalda parecchio, tende a abbassare le prestazioni. Quindi anche se voi magari avete che so, settato la gestione dell'alimentazione a normale, quindi alle massime performance, se comincia a scaldare le prestazioni si abbassano, soprattutto viene cloccata, downcloccata, non soltanto la frequenza del processore, ma anche e soprattutto quella della GPU, e quindi un gioco che sta andando, diciamo, veloce e fluido, da un momento all'altro potrebbe anche iniziare a scattare. Allora, per, diciamo, risolvere un po' questa situazione, voi potete fare questo, ovvero potete andare nel profilo di un gioco e settare praticamente il performance mode, vedete? Questa è una modalità che vi permette proprio di forzare ad avere la GPU sempre al massimo dell'efficienza, sempre ammesso che abbiate comunque un'autonomia buona, perché se state già al 30% comunque lui tende ad abbassare la frequenza. Quindi ci sono, diciamo, giochi che comunque non necessitano di ciò, però alcuni, come esempio Riptide GP2, ho notato che fanno questo scherzetto qua di rallentare tutto d'un colpo.
mentre per esempio Wild Blood no, non succede, infatti non l'ho nemmeno attivato. Arriviamo dunque a tirare le conclusioni su questo Ascend P6, facendo in primis i complimenti alla stessa Huawei per aver realizzato un vero e proprio gioiellino dal punto di vista del design e della costruzione. Il device è di quelli a cui è molto difficile resistere perché è esteticamente molto bello. Dispone di uno schermo di impatto, probabilmente il miglior display con risoluzione 720p. Fa delle bellissime foto e al tempo stesso è in grado di garantire delle buonissime performance in ogni ambito. Questo grazie al fatto che abbiamo sotto la scocca un hardware ben bilanciato. Ovviamente qualche pecca c'è, dobbiamo citarla, ad esempio la mancanza del chip NFC oppure il fatto che tende a scaldare abbastanza, però in generale si tratta di un prodotto meritevole, anzi di una vera e propria sorpresa nel panorama Android, soprattutto quelli degli ultimi tempi. Ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, quindi se poi cercate un device bello esteticamente, che magari fa anche colpo sugli amici, con questo P6 andate sul sicuro. Quindi un bel regalino da farsi in ottica vacanze estive. E con questo è tutto, vi rimando alla prossima. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao ciao!